Questo sfondo, questa immagine ce la può regalare soltanto la città di Napoli e a Napoli siamo per il 20° congresso nazionale della Società Psicoanalitica Italiana. Vengono attribuiti a due personalità della cultura il premio Cesare Musatti. Qui con noi abbiamo uno dei due vincitori, e cioè la professoressa Nadia Fusini. E alla professoressa chiedo qual è stata la prima emozione nel momento in cui le hanno comunicato che sarebbe arrivato questo premio. Di gioia, diciamo, no? Sapete che in italiano Freud vuol dire gioia, quindi c'ha qualcosa. Questa idea che mi fosse riconosciuto questa frequentazione, questa intimità con uno studioso del calibro appunto di Freud, perché la società di psicanalisi italiana, no, lo venera quale suo fondamentale autore, mi ha fatto molto piacere, sì, perché hanno riconosciuto che c'è una intimità, no, nel mio pensiero, nel mio modo di leggere un testo con le idee, con il pensiero di questo grande. Ha partecipato, ha ascoltato i lavori di oggi pomeriggio, l'inaugurazione del presidente Tanopoulos, il saluto introduttivo. Che impressione ha ricevuto? Ha visto quanti iscritti, quante presenze? Una istituzione viva. Sì, questo è molto vero. Mi pare che tutte le relazioni fossero molto belle, molto dense, che fossero radicate in una esperienza di lavoro concreto. Dunque, sì, mi pare che sia un buon segno questo. Qual è stata la sua frequentazione con la psicanalisi? C'è stata una frequentazione diretta oppure dal punto di vista culturale? Alcuni autori che l'hanno avvicinata a questo sguardo psicoanalitico? Entrambe le cose. Ho fatto un'analisi personale e anche freudiana? Freudiana, sì. Nel mio modo di accostare i testi, i romanzi, la poesia, ho sempre privilegiato una certa analisi anche del contenuto emotivo e quindi della psiche, no? Che gli scrittori arrivano a fare, no? Con i loro metodi, naturalamente. E poi toccare certi scrittori, da Joyce a Virginia Woolf, eccetera, vuol dire anche toccare delle questioni anche profondamente della psiche. Ecco, per chiudere, se sappiamo i riferimenti anglosassoni della professoressa Fusini, se dovesse indicare uno degli autori di cui si è maggiormente occupata, più legato, ecco, sempre come sguardo psicoanalitico, alla psicoanalisi. Straordinariamente. Se dovesse dire ad un giovane, se sei interessato alla psicanalisi, ti consiglio questo autore. Ecco, io consiglierei, forse più di uno, consiglierei di leggere Conrad, Cuore di Tenebra, per esempio, che è un testo meraviglioso sulla coscienza del male, ma consiglierei anche di leggere, non so, una scrittrice come Virginia Woolf, che nei momenti di essere parla in modo molto profondo, no? Della questione del vivere come una esperienza di stati d'animo, di passaggi di stati d'animo. Straordinariamente, poi una donna che è stata, come sappiamo tutti, molto malata, no? Che ha avuto una serissima depressione, che però non hanno mai curato con i metodi freudiani, anche se loro conoscevano Freud. Quindi a volte noi sappiamo che gli artisti custodiscono il loro malessere, non lo vogliono tanto risolvere, ma perché da lì pensano che venga un'energia espressiva molto importante. Sì.
Grazie alla professoressa Fusini e ovviamente complimenti per il premio Musatti. Grazie molto. Con il professor Roberto Esposito, ovviamente, a Napoli giochiamo in casa. Certo. E abbiamo detto della professoressa Nadia Fusini e adesso diciamo del professore Roberto Esposito, l'altro vincitore del premio Musatti. Quindi ho scritto una monografia su Roberto Esposito, quindi è inutile recitare, possiamo, ci diamo tranquillamente del tu, certo. E quindi lo facciamo anche in questa occasione. Certo. E, quando, la stessa domanda fatta alla Fusini, quando ti hanno detto c'è il premio Musatti per te, la prima cosa che hai pensato? Piacere e sorpresa, piacere perché naturalmente è sempre un piacere ricevere un riconoscimento. Peraltro non sapevo che ci fosse anche Nadia che raddoppia il piacere visto il nostro antico rapporto. Poi sorpresa perché, come dire, ho una sensazione un po' di inadeguatezza culturale. Ho letto i testi psicoanalitici, Freud, Lacan, a certa misura, ma insomma non ho mai aperto un confronto forte, meditato con la psicanalisi. Ecco, mi hai in parte bruciato la seconda domanda. Sì. Quanto ti senti vicino e distante dalla psicanalisi? Ma intanto io faccio, sono analizzato, diciamo, quindi... questo momento? In questo momento, anche in passato, ma in particolare in questo momento, è un'esperienza per me molto importante di sostegno, di aiuto. È la stessa domanda che ho fatto alla professoressa Fusini. Sì. No, analisi freudiana, lacaniana? Freudiana. Ma naturalmente questo non esaurisce il rapporto con la psicanalisi, certo, che passa per tanti, diciamo, vettori ovviamente culturale. Ripeto, avrei voluto fare di più per la psicanalisi perché ricevo parecchio dalla psicanalisi, ma non ho dato fino adesso altrettanto. Eppure, visto che fai troppo l'umile, mi sembra che qualcosa, più di qualcosa, tu abbia dato, se è vero che il bios è uno degli elementi fondanti della psicoanalisi. Sì, beh, certo, l'umiltà è una componente del narcisismo, immagino, una sorta di narcisismo rovesciato. Però no, è vero che per esempio avrei voluto scrivere un libro su psicanalisi e politica e non l'ho fatto, non c'è esclude che possa farlo. E mi chiedevi appunto sul mio rapporto, certo, culturale, di pensiero. Ma io mi occupo prevalentemente di filosofia politica e Freud ha diversi testi metapolitici oltre che filosofici, il testo sulle masse, Totem Tabù, il disagio della civiltà, e quindi le contaminazioni sono continue. Ascoltavo prima Conrad, certo, Shakespeare mi viene da dire vedendo Nadia. Ecco, invece, visto che prima siamo stati sulla letteratura, sì. Invece fammi il nome di un filosofo che hai trovato attraverso qualche lettura una vicinanza, un'assonanza con i temi, sì, della psicoanalisi. Sì. Magari qualche francese, che ti so molto caro. Sì, mi sta venendo in prima istanza Hobbes, Hobbes, un filosofo inglese, diciamo, certo, precedente, ma naturalmente francesi tanti. Cogève si è misurato la psicanalisi, ma Derrida, Foucault, Deleuze, certo, anche se Deleuze era, come dire, un anti-psicanalista, insomma, tutta la cultura francese filosofica novecentesca è fortemente toccata dalla psicanalisi, anche per la scuola di Lacan, che aveva un grande cenacolo da Bataille in poi, insomma. Abbiamo sentito nella riunione di oggi pomeriggio quello che è il titolo poi, no? Sì. Fondante di questo, sì, congresso. Sì. Narcisismo, sì, solitudini, sì, e poi quale sogno possibile. Ecco, dimmi qualcosa su queste tre parole. Siamo davvero immersi nella società del narcisismo? Siamo davvero tanto soli e qual è questo sogno possibile per il futuro? Siamo sicuramente immersi nella società del narcisismo, lo stesso sviluppo del web, di internet, sappiamo come produca esperienze di finta socializzazione, i perché social, poi si sta appunto da soli, quindi narcisismo certamente, solitudine certamente,
sogno, ma io riprendo il mio termine latino di communitas, no? Cioè qualche cosa che non esclude la solitudine dentro di sé, ma è una solitudine di condivisione oltre che di divisione, quindi questo può essere un po' il sogno collettivo, poi quelli personali lasciamoli da parte. Grazie al professore Roberto Esposito e complimenti per l'assegnazione del premio Musari. Grazie Davide, grazie a te.